La bellezza della natura non può non provocare nell'uomo un salmo di lode. E quindi unitevi anche a me in questa lode al Dio creatore. Ma continuiamo a cogliere parole di salmi che possono entrare nel nostro cuore, possono andare dritto al cuore e scuotercelo oppure scaldarlo, cosa che tanti, tutti desideriamo e cosa di cui tutti abbiamo diritto, perché l'uomo ha il diritto di essere scaldato il cuore. E sapete da chi? Proprio da noi cristiani. Noi siamo quelli che più che pretendere, tra virgolette, o meglio, aspettarsi di essere scaldati il cuore, dovremmo scaldarlo, perché noi ogni giorno il nostro cuore viene scaldato da chi? Da Gesù, dalla sua croce e dalla sua risurrezione. Il Salmo 2: ride colui che sta nei cieli. Chi è con il Signore deve avere gioia. La gioia che non è distaccata dalla storia. La gioia, per esempio, nel dolore, che cos'è? È la speranza, è la fede. Ride colui che sta nei cieli, ci insegna anche un'altra cosa, a non prenderci troppo sul serio. Noi molte volte ci prendiamo troppo sul serio. Io ho compreso, conoscendo tante persone, e adesso cerco di farlo anche su me stesso, che la persona saggia, sapete chi è? Non di per sé quello che sa tante cose, che ha studiato tanto, che legge tanto, che ha tanti titoli, che ha tante lauree. No, la persona saggia è colui che è capace di fare ironia su se stesso, cioè di prendersi in giro. Perché l'ironia su se stessi è segno di libertà del cuore, è segno di un cuore libero, di un cuore posseduto dal Signore. L'ironia ti fa comprendere che tu sei piccolo, che tu hai bisogno, anche di essere preso in giro e dagli altri. Invece spesso noi siamo abituati a fare ironia sugli altri, a prendere in giro sugli altri. Certo, l'ironia sull'altro, quando nasce anche sull'ironia su se stessi, diventa una ironia educativa, bella, perché ti fa aprire gli occhi, ti fa andare oltre te stesso, oltre te stesso. Leggevo di un libro tempo fa, di un noto esorcista, ti chiedo scusa, Padre Amort, che il demonio si arrabbia molto quando tu lo canzoni, quando tu lo prendi in giro, quando tu fai ironia su di lui, perché appunto l'ironia smaschera il male, l'ironia smaschera gli inganni del demonio. Allora ridiamo, perché ridono colui che sono nei cieli. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!